È un brano un po' particolare perché è un brano che è un mio modo di vedere oppure di interpretare, di sognare il carcere come dovrebbe essere. Quando uno fa un lavoro di questo tipo, poi ci si immerge dentro le cose, inizia a leggere, e c'è tutto un mondo di cui non ci occupiamo mai, c'è tutto un mondo che andrebbe scoperto, perché abbiamo il dovere di farlo, che è proprio questo mondo delle carceri, forse perché nessuno di noi dice, ma quelli sono delinquenti, abbiamo questo senso di, questo è gravissimo, perché poi c'è un'umanità che scompare, che invece dovrebbe essere ogni giorno testimoniata, anche dal punto di vista laico, non solo cattolico. Per cui ho scritto, poi alla fine mi è venuto voglia di scrivere, una canzone proprio su quello che è il carcere, che come uno è quello che dovrebbe essere, secondo il mio modestissimo parere. Questa canzone si chiama Un numero. La civiltà di un popolo, di un'intera nazione, si evince dallo stato della sua prigione. Lo ha detto Dostoevskij, non un signor nessuno, monito alle coscienze e ai cuori di ciascuno, al diritto alla vita spalanchiamo le porte, contrari come siamo alla pena di morte, ma attenti a certi istinti, vergogna nazionale di trasformare il carcere in vendetta sociale. Se fosse il carcere un campo da rare, se il sole fosse sempre fatto entrare, se l'aria che respiri fosse aria del cielo, se queste sbarre fossero uno stelo, e se il silenzio fosse silenzio da odorare, e la mattina fosse mattina da scordare, non saresti più un numero, tu non saresti più carcere. Per logica qualcuno l'ha inventato, ma quel qualcuno è certo che lì non c'è mai stato, e c'è chi è entrato in carcere da ingenuo contadino, ne è uscito un po' diverso, un perfetto assassino. Sogno una società senza patria e galere, dove la civiltà si apra nuove frontiere, e la miseria intorno finalmente sia vinta, dissolta l'ingiustizia e la violenza estinta. Se fosse il carcere un campo da rare, se il sole fosse sempre fatto entrare, se l'aria che respiri fosse aria dal cielo, se queste sbarre fossero uno stelo, e se il silenzio fosse silenzio d'ascoltare, e la mattina fosse mattina da odorare, non saresti più saresti più
non saresti più. C'è un collegamento anche importante e creativo, poi c'è chi lo realizza questo bel sogno, no? E allora c'è in animo appunto di fare questo lavoro che comprende un CD che sarà poi tutte queste canzoni, sono molte, ho scritto molte, sono più, ce ne sono 12, 13, 14, se non mi ricordo, comunque vanno un po' messi in ordine, e che sarà accompagnato poi da una bella pubblicazione che insomma verrà firmata da Vittorio, per cui aspettatelo, insomma, perché è bello che ci sia sempre una prospettiva. Grazie. Noi ringraziamo il maestro Marras, dopo le parole di Marras e dopo la musica di Marras, il resto non c'entra. Quindi grazie a tutti e grazie soprattutto a chi è stato presente e non ha parlato. Grazie, buonasera.